Ciao, benvenuti a Clipnotes. Io sono Riccardo e in questo up to date partiamo da una notizia che arriva dal sud-est asiatico. Nel Brunei un cambiamento nel codice penale annunciato a fine marzo ed entrato in vigore il 3 aprile ha portato a nuove pene e forme di reato, come ad esempio la pena di morte per reati legati ad adulterio e a rapporti omosessuali. È una riforma fortemente voluta dal sultano Hassan al-Bolkiah e da più parti del mondo definita come un ritorno al Medioevo. Vediamo perché. Il Brunei si trova nel sud-est dell'Asia, nell'isola di Borneo, dove confina con la Malesia. Ha una popolazione di circa 430 abitanti, per intenderci un terzo dei cittadini di Milano o un settimo di quelli di Roma. Per secoli è stata quella che oggi definiremmo una monarchia costituzionale, con il sultano che esercitava il potere esecutivo e il consiglio dei principi che aveva il potere legislativo. Nel 1600 il sultano scioglie il consiglio dei principi e accentra su di sé tutti i suoi poteri. Durante la seconda guerra mondiale viene occupata dai giapponesi e successivamente diventa un protettorato del Regno Unito. Tra il 59 e il 62 c'è un tentativo di riportare una monarchia costituzionale, ma il tentativo fallisce. Così nel 1984 il sultano proclama l'indipendenza del Regno Unito. Oggi il Parlamento è completamente inesistente e i cittadini possono votare soltanto alle elezioni comunali. Il 99% delle esportazioni di questo paese e la principale fonte di ricchezza provengono dal gas e dal petrolio. Il sultano Bolkiah è sovrano da più di 50 anni. Per decenni ha spinto dall'alto l'innovazione del paese, ma negli ultimi tempi, a seguito della crisi economica, dell'esaurirsi delle risorse e della diffusione degli estremismi, ha cambiato rotta. Nel 2013 il sultano ha annunciato l'introduzione di una sharia più integralista. La sharia è l'insieme di norme religiose, sociali e giuridiche direttamente fondate sulla dottrina coranica. Nella sharia convivono regole teologiche e rituali, regole di diritto privato, fiscali, penali, processuali, di diritto bellico. Sharia significa la via da seguire, ma può anche essere tradotta come la legge divina. In realtà la sharia in questo regno di tradizione islamica è presente da secoli, fin dal 1300, ma è soltanto dopo l'annuncio del sultano che se ne è data un'applicazione più integralista e con degli scaglioni temporali decisi da lui stesso. Già l'anno successivo all'annuncio, quindi nel 2014, il regime ha introdotto delle leggi che prevedevano delle pene più severe per delle forme di reato come il mantenere dei comportamenti considerati indecenti, oppure avere una gravidanza fuori dal matrimonio, oppure non partecipare alla preghiera del venerdì. Nel 2015 invece è stata proibita la celebrazione del Natale. Con l'ultimo annuncio, reati come lo stupro, l'adulterio, la sodomia, la blasfemia e la rapina avranno ora come pena massima la pena di morte, mentre i rapporti tra due donne saranno puniti da 40 frustate fino a 10 anni di carcere. Un cittadino del Brunei ha dichiarato: un giorno ti svegli e ti rendi conto che i tuoi vicini, la tua famiglia o anche quella bella signora anziana che vende le frittelle di gamberetti sul ciglio della strada non pensano più che tu sia umano e che sia giusto che tu venga lapidato. L'ultima introduzione ha sollevato delle proteste a livello globale. L'ONU stessa ha definito questo provvedimento crudele e inumano, ma anche direttamente governi stranieri si sono rivolti direttamente al sultano. Il governo francese ha chiesto di revocare la legge, il ministro degli esteri tedesco e il rappresentante per gli esteri dell'Unione Europea hanno chiesto al regime del Brunei di mantenere fede agli impegni presi in materia di diritti umani, come la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti firmata nel 2015 anche dal Brunei. Anche nel mondo dello spettacolo si sono avute iniziative come ad esempio George Clooney o la conduttrice Ellen che hanno proposto di boicottare gli hotel nel mondo di proprietà del sultano del Brunei. Il Brunei non è l'unico stato che ha una legislazione del genere. Secondo l'associazione Nessuno Tocchi Caino, sono almeno 12 gli stati membri dell'ONU che prevedono la pena di morte per rapporti fra persone dello stesso sesso. L'Afghanistan, l'Arabia Saudita, il Brunei, l'Iran, l'Iraq, la Mauritania, la Nigeria, il Pakistan, il Qatar, Somalia, Sudan e Yemen. In 6 di questi paesi la pena di morte è eseguita con la lapidazione. Nel 2017 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva approvato una risoluzione contro questi tipi di pene ed era stata approvata con una maggioranza di 47 stati. Contro si sono schierati 13 paesi, tra cui Cina, Giappone e gli Stati Uniti dell'allora neoeletto Donald Trump. Sono provvedimenti che sono definiti da Medioevo perché il mondo in realtà va in un'altra direzione. Lo dimostra il fatto che sempre più stati tutelano sempre più diritti civili. Ad esempio in Europa l'aborto è possibile in ogni stato, l'unica eccezione è Malta. In Italia è possibile dal 1978 e stati che ancora hanno delle restrizioni come l'Irlanda si apprestano a rimuoverle. Per quanto riguarda invece i diritti cari alla comunità LGBT, è storica la sentenza del 2015 della Corte Suprema Americana e ha fatto notizia recentemente l'elezione a sindaca di
Chicago, Lori Lightfoot. In Australia nel 2017 c'è stato un referendum. Il 67% dei cittadini ha votato per l'introduzione dei matrimoni gay. In Europa i primi a introdurlo sono stati i Paesi Bassi nel 2001. E in 15 stati è possibile il matrimonio egualitario. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. E altri 11 invece prevedono delle forme di unioni civili, come ad esempio in Italia. Ma anche Andorra, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera. E sono anche diversi i primi ministri e i premier che sono dichiaratamente omosessuali, come ad esempio in Serbia, dove c'è una donna dichiaratamente omosessuale che recentemente è anche diventata mamma. Siamo quindi in un periodo storico dove alcuni stati, alcune persone cedono alla brama di potere e all'egoismo e vogliono tornare indietro, mentre dall'altra parte altri si chiedono perché non siamo già avanti e si impegnano per riconoscere e tutelare sempre più diritti, per proteggere le persone. Questa puntata finisce qui. Come sempre diteci cosa ne pensate, seguiteci su tutti i social, su clipnotes.it e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!